Siamo qui di Radio Free Station con Antonello Carrozza. Antonella è il modo di chiamare Antonello in russo. Quindi ci sta, va bene. Ormai sono abituatissimo ad essere chiamato Antonella. Sì, tu vieni da un'esperienza fatta in The Voice, giusto? Sì, recentemente ho fatto The Voice Russia, mi sono rimesso in gioco dopo tanti anni. È andata molto bene, sto lavorando tanto nella Confederazione Russa e qui in Italia ho pochi amici. Uno di questi è Pasquale Mammaro, che mi ha detto: ma ti piacerebbe venire al Minturno Musica Estate 2018? Io ho detto: ma come, il mitico Minturno Musica Estate 2018? Sì, io lo conoscevo già da tempo e vedevo insomma questa manifestazione che lui organizzava da anni. Ormai è la 14ª edizione. È la 14ª, quindi complimenti veramente alla tenacia, alla costanza. Ci sono passati veramente tantissimi artisti importanti. E lo so, quindi per me è veramente un onore ritrovarmi sullo stesso palco del maestro Canzian, di Orietta Vertice, Dario Salvatori. Per me sono tutte personalità. Penso di essere nel cast l'unico under 40. Probabilmente sì. Però mi fa molto 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 piacere, perché io sono uno di quei giovani che anche quando era giovanissimo guardava gli anziani come degli idoli, non li ha mai guardati come: ah beh, sto vecchio che canta, ancora sta cantando. Qualcuno che ti può dare, diciamo, qualcosa di importante da imparare anche, no? Assolutamente, e si impara moltissimo da chi i palchi li ha calcati per 50 anni, cioè, e tutti possono insegnare qualcosa di nuovo, ma soprattutto la musica non è nient'altro che l'inseguire quello che c'è stato, e quindi noi se scriviamo in un certo modo, se cantiamo in un certo modo, è perché comunque siamo stati influenzati da un'Annalisa Minetti che ha vinto Sanremo 20 anni fa, ormai sì, sono 20. Gli anni passano. Anche se tu sei giovanissimo, quanto è nata questa tua passione per la musica? A tre anni, a cinque anni già suonavo il pianoforte e poi ho seguito gli studi di conservatorio, non ho mai mollato, ho aperto una mia accademia nella mia terra, che è il Molise, poi ovviamente per lavoro sono su Milano e mi sposto anche. Diciamo il pezzo più forte che nel tuo repertorio qual è? Non c'è secondo me il pezzo più forte, ci sono dei pezzi legati a delle esperienze grosse. Quello che ho cantato al Festival di Sanremo è significativo nel 2006, perché è il pezzo che ho portato al Festival di Sanremo 2006, ma che è Capirò Crescerai. Quel pezzo lì non è sui Digital Store di oggi. Quello che mi rappresenta di più oggi è Esperto di Figure di Merda, il mio nuovo singolo. Vabbè, che stasera lo ascolteremo se sicuramente. Se non lo conoscete, l'ascolterete. Mezza Russia già lo conosce, in Italia lo sto promuovendo adesso, ma sarà il primo di un pezzo scritto da te? Pezzo scritto, arrangiato, composto, musicato, prodotto da me, perché per questo ritorno ho preferito fare e decidere di chiudere il lavoro solo con la mia testa e le mie orecchie. E sebbene Pasquale Mammaro ha ascoltato questo brano, che era un provino con pianoforte scordatissimo, non mi ricordo dove ero, gli ho mandato un vocale sul cellulare, mi ha detto: ma questo pezzo è fortissimo, però è un po' indie secondo me, dovresti... E invece no, è una bella canzone d'amore italiana. È piaciuto, insomma, si vede che comunque... Mi è piaciuto molto, siamo qua e lui mi ha chiesto: vieni a cantare il tuo nuovo singolo, quindi... Bene. Bene, e cosa ti aspetti dal futuro? Insomma, quali sono i tuoi progetti? I progetti sono sicuramente quello di realizzarmi nella musica e crescere di più. Non ti so dire in quale direzione, perché io vorrei fare un po' tutto. Mi piacerebbe scrivere colonne sonore per un film di successo e vincere dei premi, piuttosto che scrivere canzoni di successo per altri che diventano poi internazionali. Mi piacerebbe io stesso tornare a fare delle cose importanti. Diciamo che si parla sempre di musica, sia sul palco come protagonista, che dietro il palco, che dietro le quinte. Mi piacerebbe raggiungere dei risultati. I sogni non si dicono, però sono abbastanza alti. Bene, allora noi ti ringraziamo. Se ci vuoi fare un saluto con il tuo nome e tutti gli ascoltatori di Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo.
A tutti gli ascoltatori di Radio Free Station, un saluto e un abbraccio da Antonello Carozza. Ciao. Ok, grazie.